parliamo di libri e lo facciamo con un siciliano doc, direttore artistico del Festival Autori in Piazza di Chieti, si esprime in versi da anni, possiamo dire, ha pubblicato di recente La forma del desiderio, pubblicato con Arcadia Edizioni Poesia. Diamo quindi il buongiorno al nostro ospite in collegamento, Andrea Magno. Buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito, buongiorno. Questo lavoro, Andrea, arriva a 7 anni dall'ultima pubblicazione perché lei ha detto ci vuole tempo per scrivere poesie, le emozioni sono lente. Com'è nata questa raccolta, quindi? Questa raccolta, io continuo a scrivere sempre, diciamo, non c'è un momento in cui, per fortuna, non mi sono mai bloccato. Ho continuato a scrivere e poi nasce pure l'esigenza di essere letti e quindi si comincia a cercare un editore. Sono stato molto fortunato a trovare Arcadia. Abbiamo lavorato più di 6 mesi sul libro ed è venuta fuori questa raccolta. Possiamo dire che la poesia è un mezzo per accontentare proprio la sua esigenza di mettersi a nudo, quindi di esprimere le proprie emozioni prima ancora di definirle in qualche modo. Com'è raccontare al pubblico una parte poi di sé così intima? In realtà ci si racconta, io dico in maniera un po' strana, nel senso che io scrivo e queste cose restano lì, cioè queste mie emozioni diventano parole, ma diventano poesia nel momento in cui qualcuno le legge e si emoziona. Per cui, come dire, all'inizio sono le mie emozioni, poi diventano emozioni condivise, ma qualcuno può anche provarci altre emozioni che io non ho avuto nello scrivere, quelle cose. Chiaramente, ma come prendono forma poi le sue emozioni in versi? Vi è un particolare momento magari della giornata dedicato a questo flusso di pensiero? Oh, no, non c'è un momento particolare. Diciamo che qualunque cosa può diventare un'emozione, l'incontro con qualcuno o ascoltare una canzone, magari mi viene un pensiero, io me lo scrivo e magari resta lì per un mese. Poi lo vado a riprendere, lo rileggo e magari si allunga e diventa uno scritto, appunto. E Lei poi c'è nasce, sì, prego. il lavoro di limatura, ovviamente, e di, come dire, far suonare questo scritto. Bene, le dicevo, lei nasce isolano e questa sua caratteristica la porta in qualunque parte della sua vita, quindi nel suo mondo. Quali sono le origini che la condizionano proprio nella sua creazione artistica? Beh, la Sicilia, io dico sempre che è un'isola non isola perché è troppo vicina alla terraferma per essere un'isola, ma allo stesso tempo lo stretto la divide e la condizione di isolano te la porti Sempre. sempre dietro, sempre, ovunque tu sia. Anzi, guardare da fuori la propria terra diventa anche un modo per vedere delle cose che magari quando stai lì non vedi e ovviamente mi porto dietro tutto quello che c'è in Sicilia. Da noi sono passati, diciamo, tutti, no? Dai Normanni agli Arabi, ai Greci e poi abbiamo una storia, tra Una terra piena di virgolette, storia. Lei non bellissima che ovviamente ci portiamo dietro. nei suoi testi, nelle sue poesie, racconta sempre, della bellezza fisica, estetica, ma anche della forza, del desiderio, della non possessione di una donna. Quindi le chiedo, c'è una musa ispiratrice? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. In realtà le muse ci sono sempre, cioè non
La carnalità e il desiderio si accompagnano sempre a qualcuno. Negli anni, io sono grandicello, fra virgolette, quindi negli anni, come dire, sono mutate, però il ricordo non va mai via, non va mai via. E la bellezza della poesia è che spesso metti su carta le cose belle. Anche quelle brutte, Certo. però metti anche quelle belle, no? Ecco, altro elemento che è spesso presente nelle sue poesie è la nostalgia. Che cosa rappresenta per lei questo sentimento? La nostalgia è il nostro patrimonio, cioè è quello che noi abbiamo fatto o anche quello che non abbiamo fatto, spesso soprattutto per quello che non abbiamo fatto, è qualcosa che ci portiamo dietro, chiamiamola esperienza, fra virgolette, cioè è il ricordo di qualcosa che non ci lascia mai, cioè abbiamo sempre in tasca. E ogni Sempre. tanto mettiamo le mani in tasca e tiriamo fuori qualcosa. In conclusione volevo chiederle, qual è la forma del desiderio, qual è la sua forma del desiderio e perché, non perdere e né, ovviamente leggere assolutamente questo testo? Io ho una formazione scientifica, non ho una formazione classica, per cui la forma del desiderio è la sezione aurea di Fibonacci, è questa forma bellissima che ritroviamo ovunque, no? Nei corpi, nel mare, nelle conchiglie, in qualunque cosa, è quasi la perfezione. È qualcosa che inseguiamo, ma come dire, cerchiamo di non prendere, perché nel momento in cui la prendiamo finisce e quindi la continuiamo a rincorrere sempre. Per tutta la vita. Ebbene, io la Direi di ringrazio sì. veramente di essere stata in nostra compagnia questa mattina a Mattina Live, il nostro collegamento, quindi ringraziamo ancora una volta Grazie a Andrea voi. Magno e ricordiamolo, La forma del desiderio, pubblicato con Arcadia Edizioni Poesia. Grazie Grazie a voi, grazie. mille. Pubblicità tra pochissimo con Mattina Live.